Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Emozione e tristezza, addio a un grande uomo. Lo struggente messaggio lascia l'Italia in lacrime. Lui ha lasciato la vita terrena, Adriano Celentano, il divo della musica italiana. Adriano Celentano, noto nell'ambiente musicale con il soprannome de Il Moleggiato, è un cantante e un artista di fama nazionale. Con le sue canzoni ha fatto crescere generazioni intere diverse e ancora oggi, i suoi brani sono patrimonio della musica italiana. Adriano Celentano, in coppia da tanti anni con la storica compagna Claudia Mori, i due ancora oggi sono davvero la coppia più bella del mondo. La vita del famoso artista italiano non è stata semplice, tra lutti, depressioni e momenti familiari complicati, Adriano ha avuto però la forza, grazie alla sua famiglia e al suo pubblico, di rialzarsi numerose volte, di andare avanti. Arriva ora una notizia che sconvolge però tutta Italia, lui non ce l'ha fatta. Lo struggente messaggio emoziona e commuove l'Italia intera. Il cuore di tutti è spezzato, le parole toccanti sono davvero un colpo al cuore. Il doloroso addio distrugge l'Italia, Adriano Celentano sa sempre come fare emozionare. Ancora una volta ha colto nel segno e ha strappato una lacrima agli italiani. Il famoso Moleggiato ha voluto ricordare e salutare, a suo modo, per l'ultima volta, il sapiente Piero Angela che qualche giorno fa ci ha purtroppo lasciati. Piero Angela, con lui se ne va un pezzo della cultura italiana. Protagonista di trasmissioni culturali di grande successo come Quark e Super Quark, tutti abbiamo ricevuto un insegnamento da Piero Angela che con la sua intelligenza, preparazione e amore per la conoscenza, ha mostrato un volto diverso dell'Italia. Adriano Celentano ha voluto, attraverso il suo profilo Instagram, dedicare un pensiero non soltanto al compianto presentatore ma anche a suo figlio, Alberto Angela, che adesso dovrà accogliere l'eredità emotiva e culturale del padre, farsi forza e andare avanti. L'ultimo saluto di Adriano Celentano, Alberto Angela, proprio come il famoso genitore, è anche lui un divulgatore scientifico. Alla camera ardente ha tenuto un discorso che ha emozionato tutti. Queste le sue parole, ho avuto lei sensazione di avere Leonardo da Vinci in casa che dava lei risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato. Lui amava ripetere un aforisma di Leonardo da Vinci, siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire. Adriano Celentano ha voluto invece inviare un messaggio ad Alberto Angela. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram poche semplici parole ma molto eloquenti. Ciao Alberto, le parole più belle per un grande come lo era tuo padre le hai pronunciate tu, buon viaggio papà. Parole che non hanno niente a che fare con lei morte poiché riguarda solo quei debosciati che per l'ingordigia di volere tutto e subito a qualunque costo distruggono quel tesoro di eternità che è dentro ognuno di noi fin dalla nascita, senza avere lei minima idea di ciò che perdono. Celentano ha voluto lanciare con queste sue parole un messaggio importante, la morte appartiene a chi vive di beni materiali mentre il viaggio è per le anime che hanno raggiunto la saggezza e compreso il vero senso della vita. I'm here.
Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.